tutti e bentornati sul canale. Siamo qui oggi per un video speciale, una player review, perché è uscito Nani nella sua versione Tozzi, un giocatore incredibile con 5-5, di prezzo abbordabile in questo momento davanti a voi. È una player review perché è un giocatore che consiglio. Andremo ad analizzare alcuni fatti in maniera molto veloce. È un giocatore che sta veramente a poco, se non sbaglio un SBC, io l'ho fatta gratis, ma un SBC che è tanto 80.000 crediti. Allora, parliamo di Nani. 5-5, 1,67 m, work rate alto normale. Io lo utilizzo come sub, però perché Cristiano Ronaldo è top e andiamo a spiegare perché. Allora, accelerazione 97, veramente tanto, che quella che conta quest'anno è l'accelerazione. Agilità top, equilibrio top, resistenza 86, va bene anche quella, forza 73, non il massimo, ma aggressività 99. L'unica cosa che fa storcere il naso in mezzo a tutte queste stats, che cos'è? La finalizzazione, che è 83, andrebbe pompata con un bel falco. Freddezza però 99, dribbling fuori di testa il dribbling a tutti i valori sopra il 95. È un passaggio corto, precisione punizione, cross, visione incredibili. Velocità scatto non è tanta, però se andiamo a mettere un bel falco, facciamo un bel salto di qualità per la finalizzazione, la portiamo a 88, idem la velocità scatto, ma sappiamo che quest'anno quella che serve di più è l'accelerazione. Abbiamo dei traits interessanti, il trait classe come caratteristica, classe che è quella lì che fa rimanere incollata la palla al piede, tiro d'esterno che sappiamo quanto è importante. Ragazzi, io vi consiglio di farla, anche se la doveste pagare 60.000 crediti. È uno che può fare sia il sub che il titolare, se avete Cristiano Ronaldo, se piccate Renato Sanchez, veramente veramente top. Io lo userò per ora come sub, poi se dovessi piccare Renato Sanchez sarebbe una buona cosa, diciamo. Io do un voto a questa carta, un 8,5 tendente al 9, perché è straregalata. Ok, il campionato dell'MLS non è ibridabile al massimo, però è portoghese. A questo punto del gioco, Ronaldo e Figo e altre versioni di giocatori con questa nazionalità si possono ottenere, ma può giocare anche a 8 d'intesa. Buonissima carta, peccato per quella finalizzazione e per quella forza, però dribbling fuori di testa e per quello che la paghiamo, cioè anche iniziandola da zero con 80.000 crediti, è un giocatore assolutamente da avere. 5-5, ragazzi. Ve lo straconsiglio. Ragazzi, il video finisce qua. Spero vi sia piaciuto. Sbloccate, fatemi sapere come lo trovate voi. Io adesso vado subito a provarlo, ma avevo provato anche una vecchia carta sua e mi aveva veramente fatto impazzire. Spero che vi sia piaciuto. Noi ci vedremo in settimana sempre col video della PlayStation 5, che vi ricordo sarà dopo la presentazione. Ciao a tutti, ragazzi, bella!